un'impresa unica nel suo genere. Le imprese storiche sono poche e quando arrivano, arrivano inaspettate. Lo ricordo adesso come quasi fosse uno svenimento, come un grande amore. Dico no, non può finire così. In quel momento io stavo piangendo di fatica, non di felicità. Sono mille pensieri, mille domande, però ho detto, ormai sono qui, devo ballare. Stiamo parlando del 18 luglio 1992. Sinceramente ho pensato di voler vincere questa tappa, l'unica tappa che arrivava in Italia, sai, per noi italiani arrivare in Italia a vincere una tappa era un evento molto importante. E quindi è venuto fuori questa lotta con me stesso. Stiamo parlando di una tappa di oltre 250 km, di cui ne ho fatti quasi 200 davanti. Il momento più bello di questa giornata è quando parto in fuga. È un momento bello, nel senso, perché da lì è nato tutto. Io ho continuato a tenere un passo che mi permetteva di non affaticarmi troppo, però mi permetteva anche di capire cosa stava succedendo dietro. Mi rimane a ruota solo Virenk. Virenk non collabora. E lì è stato un attimo di pensare cosa faccio. Forzo i tempi che con lui rimango da solo. Quindi lasciando Virenk che non collaborava e sapendo invece che dietro la squadra di Bugno collaborava con Indurain, insomma mi ero preso un attimo di adrenalina per partire da solo e capire cosa sarebbe successo dietro, chi sarebbe arrivato a darmi man forte, perché in realtà io non volevo stare da solo tutta la tappa. E a forza di aspettare mi sono trovato da solo. Però mentre andavo avanti continuavo a pensare, perché quando sei da solo sono mille pensieri, mille domande, però ho detto ormai sono qui, devo ballare. Ormai non posso tirarmi indietro, fino a che sono arrivato alla Valle di Susa. Questa Valle di Susa che io l'ho ribattezzata Valle di Lacrime, perché credo che sia stata forse l'unica giornata dove ho pianto, non di felicità. In quel momento lì stavo piangendo di fatica. Sono stati momenti duri perché era molto caldo, c'erano quasi 40 gradi. Questa valle è lunghissima, più di 1000 metri di dislivello prima di arrivare a puntare a Gesana la salita finale con il Sestrier, e lì comincia il boato della gente. Ecco, lì è stato fondamentale l'apporto dei tifosi. I tifosi mi hanno dato quella motivazione che mancava, cioè ero arrivato già oltre i miei limiti. Gli ultimi soprattutto 3 chilometri, quando poi ho sentito un Durand scattato che mi stava quasi venendo a prendere, che mi stava crollando il mondo. E dico no, ma non può finire così, come un grande amore, no. Dico no, non può finire così, no. Devo crederci fino alla fine. Ma la gente lì mi ha spinto moralmente, la gente, passavo a centimetri da loro. Questa è stata l'apoteosi massima della bellezza di tutto questo giorno, di questo film. Questo rumore di sottofondo della gente che lo ricordo adesso come quasi fosse uno svenimento. Perché era talmente forte, perché in quel momento lì sei talmente debole, sei fragile. Nell'ultimo chilometro si è aperto il pubblico, perché cominciava la transennatura, e lì si è aperto il mondo. Sembrava che andavo in paradiso, bellissimo. Ho visto questo ultimo rettilineo in fondo. Vedevo l'arrivo, finalmente, dopo tante ore da solo. È stata la cosa più bella. Ovviamente io alla fine non ho pensato a questa maglia, a quell'altra maglia. Il mio pensiero era quello di arrivare il più presto possibile, cioè non dovevo barricarmi dietro una maglia gialla e una maglia qua, cioè io dovevo dare il massimo, ero nella parte finale. Lì sì che puoi superare i tuoi limiti, lì devi andare oltre, lì puoi fare i fuorigiri, perché non hai più altro davanti, hai solo il traguardo. Quello che resta di questa impresa, ormai a 30 anni di distanza, credo che sia una parte fondamentale di quello che è anche la storia di questo Tour de France. Ma le imprese storiche non nascono a tavolino. Le imprese storiche sono poche e quando arrivano, arrivano inaspettate, strada facendo. Perché le imprese, quelle che durano il tempo così, sono quelle che puoi chiamarle imprese storiche.